Ciao ragazze, benvenute sul mio canale. Allora, oggi video dei prodotti terminati. Allora, inizio subito perché questo periodo ne ho terminati diversi, quindi sono stata anche abbastanza bravina. Allora, inizio con questo shampoo di Natura Bella. Questo è uno shampoo che avevo acquistato, l'Eurospin, la linea, quella certificata ICEA di Pierpaoli, che non costava tantissimo. Questo è lo shampoo delicato per lavaggi frequenti. Allora, questo l'ho terminato io insieme ai miei, diciamo, perché questo l'ho acquistato per lasciarlo a casa dei miei, però siccome io quasi tutti i giorni, spesso a pranzo mi fermo da loro per questioni pratiche, insomma di orario, e spesso mi lavo i capelli, diciamo, qui nella casa che era prima la mia casa, prima di sposarmi, insomma. E questo è buono, è un buon shampoo per la famiglia, diciamo, ecco, non è niente di eccezionale, è molto 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 liquido, ma nonostante questo lo diluisco sempre, perché se non diluito fa pochissima schiuma e dà l'impressione che lavi poco e i capelli restano crespi. Invece, pur essendo liquido, diluendolo un pochino con l'acqua di volta in volta fa un bel effetto, insomma. Allora, questo è uno shampoo, questo è un altro shampoo, questo invece ho terminato io da sola, lo shampoo della Beauturm alla caffeina. Allora, questo è uno shampoo in teoria rinforzante, perché la caffeina attiva serve per rinforzare i capelli. Essendo un prodotto a risciacquo non ho notato grandi differenze, però mi è piaciuto molto come consistenza, come potere lavante, mi puliva bene i capelli, non irritava per niente. Buono, buono davvero, sicuramente penso che lo potrò anche riacquistare più in là. Poi, due dentifrici. Allora, questo di Elmex, stesso discorso di prima, questo stava a casa dei miei. Ha un buon inci, non è eccezionale, mi sembra che contenga la saccarina. Io ancora non capisco perché questi dentifrici ci mettono la saccarina dentro, perché, voglio dire, metti uno zucchero dentro un dentifricio che in teoria dovrebbe far bene per i denti. Vabbè, parentesi, non è male, alla fine per far avvicinare i miei al bio, diciamo, sicuramente lo riacquisterò, perché loro ci si trovano bene, anch'io una volta al giorno a pranzo, diciamo, mi lavo i denti con questo dentifricio e non è male, diciamo. Poi ho terminato questo invece a casa mia, quindi con mio marito, questo dentifricio di Sante, che mi aveva incuriosito molto, perché in questo dentifricio c'è l'aggiunta di vitamina B12, che la vitamina B12 è carente per le persone vegane, vegetariane e anziane. Io non sono né vegana né vegetariana, però mangio davvero pochissima carne perché non mi piace, quindi per curiosità l'ho voluto provare. Ha un colore rosato, ha un sapore leggermente salino, ma leggermente, non dà fastidio, posso proprio assicurarvelo. E è sotto forma di pasta dentifricio, insomma, e pulisce bene, mi è piaciuto, e praticamente loro dicono che l'aggiunta di vitamina B12 in questo dentifricio ha le proprietà, la vitamina B12, di sfiammare le gengive, essere antinfiammatorio per le gengive, e poi va a penetrare nelle mucose delle gengive assorbendo questa vitamina B12, quindi per chi è vegano o vegetariano migliora l'assorbimento di questa vitamina, che in loro, dovuta all'alimentazione, è carente. E quindi questo mi aveva abbastanza incuriosito. Non costa poco, mi sembra sulle 5 euro, mi sembra, sì, per 75 ml, però mi è piaciuto, davvero buono. Allora, poi ho terminato la famosa acqua micellare di Bioficina Toscana, che mi è piaciuta tantissimo. Per adesso questa, insieme a quella di Domusolia, sono le più buone che ho provato. Mi è piaciuta sia per il viso sia per il contorno occhi. Ovviamente quando uso un trucco occhi un pochino più pesante utilizzo sempre il mio solito olio. E comunque buonissima, profumatissima, lascia la pelle fresca, luminosa, non appiccicosa, quindi davvero davvero buona. Poi ho terminato questo pottino, che questo è il contorno occhi di Burt's Bees, non so se riuscite a leggere, della linea Radiance. Allora, questo l'avevo acquistato su Accoverde, non costava pochissimo, mi sembra sulle 25 euro. Buono come contorno occhi, questo era a base di
pappa reale, sì. E buona come consistenza, sembrava quasi una mousse, rimaneva molto soffice. L'ho utilizzato come crema contorno occhi da giorno, non mi è parsa male, insomma, però penso che non la riacquisterò perché diceva che doveva illuminare il contorno occhi, doveva lenirlo, doveva schiarirlo anche a livello di occhiaie. Io tutte queste proprietà non l'ho, tutti questi risultati, ecco, non li ho notati, quindi sicuramente considerando che costa anche 25 euro non penso che lo riacquisterò. Comunque mi è piaciuto, diciamo, buono. Poi ho terminato questa cura di bellezza per la notte di dottora Uska. Allora, queste sono 10 fiale, conteneva 10 fiale al suo interno, così. E queste fiale praticamente sono a base acquosa da utilizzare la sera sul viso, contorno occhi, contorno labbra, décolleté, loro diceva di utilizzarlo dappertutto, insomma. Io però non mi è durata 10 giorni, ma mi è durata 20 giorni, perché con una fiala riuscivo a farci due sere. Sì, lo so che magari le fiale hanno i principi attivi, quindi sarebbe meglio usarle subito, però cercavo di richiuderle bene con del cotone sopra, metterle su un ripiano orizzontale in modo che non fuoriesce a ulteriore prodotto. E questo è un trattamento rivitalizzante in fiale, qui dice che sostiene il ritmo naturale della pelle di 28 giorni. Praticamente loro consigliano di fare 3 cicli all'anno di questo trattamento. Io ne ho fatto uno adesso per prova, mi è piaciuto perché loro dicono che queste fiale sono adatte sia per chi ha la pelle grassa che secca che sensibile, in quanto chi ha la pelle grassa riduce la formazione di lipidi, quindi di grasso, e riduce la cheratinizzazione, che sarebbe la creatinizzazione, l'ispessimento dello strato cutaneo che si riscontra molto facilmente in quelle pelli grasse e impure, insomma. Per le pelli sensibili la rinforza, per le pelli secche va a stimolare la produzione di lipidi. E quindi mi avevo molto incuriosito, mi ci sono trovata bene, notavo che comunque sia la sera applicavo questa fiala, al mattino la pelle buttava fuori molto del sebo, quindi mi dava proprio l'impressione che avesse un effetto disintossicante sulla pelle, quindi mi è piaciuto. Sicuramente un altro ciclo più in là lo rifarò, insomma, di queste fiale. Poi sezione campioncini. Questi li ha terminati mia madre, sono questo è il siero intensivo alla rosa moschetta di Bioert, buono, è un siero molto fluido, io l'ho applicato io, e questa è la crema, scusate, di Dr. Scheller all'amaranto. Questa crema notavo che faceva fatica ad assorbirsi con o senza siero, perché contiene la famosa glicerina, però tutto sommato si è trovata bene, ecco, sempre stiamo parlando di campioncini, quindi di impressioni superficiali. Ho terminato un altro campioncino di questa crema di Natura Equa viso opacizzante, a me non ha fatto impazzire perché ha un forte profumo di tea tree e quindi non mi piace, e in più si opacizza appena la metti, poi dopo un paio d'ore lucido di nuovo, quindi sicuramente non l'acquisterò in full size. Poi ho terminato due sample, però non ho qui la confezione, che mi sono stati mandati da delle ragazze di YouTube. Allora, il sample della crema viso Alvaro Rasul, quella rossa, con la confezione rossa per intenderci, mi è piaciuta molto, è una crema molto pastosa, però nonostante questo io la applico su pelle bagnata precedentemente dal tonico, è molto opacizzante, mi ha tenuto a bada veramente il lucido, quindi buona, mi è piaciuta davvero. Poi ho terminato anche un sample della crema contorno occhi di Elan, che io non avevo avuto occasione di provare, insomma. E non mi è piaciuta tantissimo perché, allora, l'ho trovata leggera, illuminava il contorno occhi, quindi come crema giorno contorno occhi buona, però mi ha fatto venire un'irritazione sopra questa pieghetta dell'occhio. Non so se ci ha voluto combinare, se era il periodo magari che iniziavo a usare quella crema, oppure se per altri fattori, insomma, non so, del trucco che mi aveva dato fastidio, non lo so. Io ho un contorno occhi davvero delicato che ogni tanto mi si arrossa, mi fa proprio dei puntini rossi, quindi sicuramente può essere, come non può essere dipesa dalla crema, insomma. Comunque poi è sparito tutto a posto. Poi la sezione accessori, ho terminato testina Clarisonic Radiance, che io adoro, e alterno sia questa
Radiance che quella Cashmere, che sono le più delicate. Solo che questa testina Radiance non si trova da nessuna parte, neanche sul negozio Sephora che ho qui vicino da me, insomma. L'ho ordinata online per provarla. Comunque mi è piaciuta, adesso sto riutilizzando la Cashmere, poi penso che riacquisterò questa testina. Poi ho terminato, cioè più che altro è arrivato in condizioni pietose, questo dischetto di Love the Planet, dischetti lavabili. Questi erano venduti in confezioni da 5, quegli altri 4 sono ancora belli cicciottosi, belli morbidi. Invece questo proprio ha perso sia la morbidezza, sia l'imbottitura, perché dentro ha fatto dei pallini. E in più è molto ruvido al tatto, anche una volta bagnato rimane ruvido, quindi ho deciso di poi vederlo. Lo vedete, è molto, molto sottile, invece quegli altri sono belli gonfi, insomma morbidi, soffici, e quindi ho deciso di cestinarlo anche perché è diverso tempo che ce l'ho. Poi, prodotti per la pulizia della casa, ho terminato questo detergente per i piatti di Frosk al melograno. Questo mi era piaciuto tanto perché l'ho apprezzato molto in questo periodo invernale dove le mani magari si seccano un po' di più, e l'ho trovato idratante e allo stesso tempo sgrassante per i piatti, per le stoviglie. Poi ho terminato questo ammorbidente di Attitude, questo l'ho acquistato su Biolindo. E questo è buonissimo perché ha i fiori di campo, ha una profumazione davvero davvero ottima, mi è piaciuto tanto, 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 tanto. E adesso sto utilizzando altri due ammorbidenti che ugualmente adoro la profumazione, però sicuramente questo lo potrò riacquistare più in là perché mi è piaciuto veramente tanto la profumazione e anche l'effetto ammorbidente. Poi ho terminato, ultimo prodotto, questo boccione, questa tanica da 5 litri di verde vero, di bucato a mano e lavatrice. Questo l'avevo acquistato diverso tempo fa, mi sono trovata bene con i prodotti verde vero, mi trovo bene quasi con tutti, diciamo. E l'unica cosa che per quanto riguarda il potere pulente, io sono molto esigente, quindi magari sto provando qualcos'altro per vedere se magari se mi soddisfa un po' di più. Bene ragazze, ho terminato con il video dei prodotti finiti e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!